Buonasera a tutti, che meraviglia vedervi in ogni angolo del teatro. Prima di iniziare l'incontro voglio lasciare giustamente la parola a Cesare Zavatta, assessore alla cultura del Comune di Cervia, e vi chiedo un grande applauso per il Comune di Cervia che permette questo. Grazie Emiliano, un saluto velocissimo ma ricco di soddisfazione perché organizzare una rassegna culturale con ospiti di così ampio profilo, di così alto profilo, e spalmata su più sere, su più giorni, in un periodo così difficile anche per gli enti locali, non è facile, è una cosa di rilievo. Io ringrazio naturalmente la Biblioteca Maria Goia, rappresentata qui dalla direttrice Brunella Galli, per la quale vorrei un applauso perché è la vera mente di questa manifestazione. Ovviamente l'associazione Rapsodia, rappresentata qui da Emiliano Visconti, che ringrazio, sempre un partner d'eccezione per l'amministrazione. No, stavo dicendo, in un periodo così difficile anche per i bilanci degli enti locali, penso che sia da rimarcare l'organizzazione di un festival così complesso, perché troppo spesso la voce cultura nei bilanci degli enti locali, a volte inevitabilmente, viene derubricata come una spesa non essenziale. Il comune eroga servizi essenziali. Troppo spesso la cultura viene considerata come non essenziale. Questa è una scelta politica a volte un po' miope, un po' di corto respiro, perché più soldi investiti nella cultura a livello di enti locali, ma anche a livello regionale o di Stato centrale, vuol dire poi un risparmio in altre voci del capitolo del bilancio di un'amministrazione. Chiaro, è un investimento per il futuro, perché la cultura fa crescere la società nel suo complesso. Noi ci crediamo, cerchiamo di non essere miopi ma di guardare lontano, e quindi davvero questa rassegna, come tante altre che si sono susseguite a Cervia quest'estate, poi anche in periodo invernale, vanno in questa direzione. Quindi grazie, buon festival, e iniziamo naturalmente con un ospite d'eccezione che ringrazio per il suo arrivo a Cervia, e questa sera sarà sicuramente una serata molto molto interessante. Grazie. Grazie all'assessore Zavatta per questo giusto preambolo. La cultura. Buonasera a tutti. Siamo qui con Leonardone, che ringrazio e vi chiederei un applauso per accoglierlo a Cervia. Le ho chiesto, ma non potevi portarti anche Fausto Meraviglia? Perché io lo volevo conoscere, Fausto Meraviglia. Ha detto che era impegnato, non c'era verso di convincerlo a venire. Dalla risata che avete fatto, immagino che quindi molti di voi abbiano già letto il libro, evidentemente ha girato più veloce della possibilità di avere finalmente Viola qui con noi. Viola ci conosciamo dal 2020. No, del 19, ma non ci siamo conosciuti. Non l'avevamo mai visto. Non ci eravamo mai visti. Ci siamo visti soltanto in video per anni, perché abbiamo incontrato un sacco di scuole, in video. E infatti la prima volta che ci siamo visti a Torino l'anno scorso, ci siamo fermati in un corridoio e ci siamo proprio guardati e abbiamo detto: tu sei Viola, tu sei Emiliano. Sì, perché non, nei video non si ha concezione dell'altezza delle persone? Ci avete mai fatto caso? Perché io sono piccola, Io l'aspettavo più alta. non immaginavo Oh, più alta, davvero? sì, dal video Quest'estate sì. ti ho deluso. No, le torri Ma troppo alte, sai che agli uomini non piacciono. Dipende dai gusti. Va bene. E siamo qui a presentare l'ultimo romanzo di Violardone, che è, come viene definito anche nella quarta di copertina, sostanzialmente una trilogia del Novecento. Allora io partirei da questo concetto, da questa trilogia che tu hai voluto in un qualche modo regalare ai lettori. Se, e la domanda è questa: se avevi fin dall'inizio in mente questa trilogia e di cosa avrebbe parlato la trilogia, o se è nata man mano che i libri si incatenavano l'un l'altro? Sì, allora, trilogia del Novecento fosse un po' ambiziosa, sono quelle definizioni editoriali, un po' ambiziose, trilogia del Novecento, però
Però in realtà Il treno dei bambini è nato sull'onda di una storia che io non conoscevo e che mi è venuta incontro e che ho abbracciato perché mi sembrava una storia meravigliosa. Tra l'altro in questi giorni stanno girando il film del treno dei bambini e hanno girato a Napoli, adesso verranno qui, quindi faranno lo stesso percorso dal sud fino all'Emilia Romagna, quindi è una grande emozione. Dopodiché subito dopo è nata l'idea di continuare questo percorso cercando storie che intrecciassero la grande storia del secondo dopoguerra con delle storie minime di persone che in qualche modo erano coinvolte dai grandi cambiamenti epocali che ci hanno visti i protagonisti, che ci riguardano ancora oggi, storie che in qualche modo riverberassero ancora nel presente, perché il tema dei bambini è l'accoglienza. E mi sembra che l'accoglienza sia un tema oggi molto centrale. Oliva Denaro era il tema della violenza sulle donne, la questione femminile, anche questo purtroppo è un tema ancora molto dibattuto. E qui ci sono i matti, in grande meraviglia, e il tema del disagio mentale, dell'equilibrio mentale, il fatto che in qualche modo tutti ci sentiamo un po' più fragili nei confronti di una realtà che si fa giorno dopo giorno sempre più, insomma, difficile da gestire e più violenta, e ci fa spesso vacillare. Molte persone cercano aiuto quando possono, in persone, in specialisti, molte persone che non possono, ed è anche questo un po' il tema, e rappresenta ancora una volta una linea di separazione classista tra coloro che possono permettersi di cercare salvezza e benessere mentale e quelli che invece ne sono esclusi, perché ancora oggi richiedere una terapia, un supporto, è quasi sempre una questione di censo, di classe sociale. C'è chi se lo può permettere per tanti motivi e chi invece no. Quindi mi è venuto subito dopo il treno dei bambini l'idea di proseguire questo viaggio e di portarlo in qualche modo fino ai giorni nostri. Infatti, grande meraviglia per chi l'ha letto, anche per chi non l'ha letto, perché non riveliamo nulla, si conclude nell'ultima notte dell'anno 2019. Siamo alla vigilia di uno dei grandi sconvolgimenti di quest'ultimo periodo, Covid, guerra in Ucraina, guerra purtroppo oggi di nuovo in Palestina, e quindi ecco la vigilia di una serie di disgrazie per tutti, al fondo delle quali io ho cercato di individuare ancora un po' di meraviglia, un po' di motivi per andare avanti nonostante tutto. Il personaggio di Fausto Meraviglia un po' è questo, cioè provare a trovare ancora quello stupore che ti dice si va avanti ugualmente, nonostante tutto. Fontitenne, come direbbe lui. E dato che molti hanno letto il libro, devo cercare di fare delle domande che non entrino troppo nel libro. Una cosa che mi incuriosisce della tua scrittura molto è e parlavamo che stamattina eravamo a Senigallia a incontrare gli studenti di Senigallia. C'è una ragazza che ha fatto quella domanda molto bella sulle voci. Sulle voci, e infatti volevo riprendere quella sulla prima persona, cioè questo concetto di come tu usi la prima persona. Nel senso che io, diciamo, da lettore ormai posso definirmi abbastanza strutturato, forse ancora devo imparare un po', però insomma diciamo che ho letto parecchio, e normalmente quando c'è la prima persona l'autore cerca un escamotage narrativo. Spesso, non so, Marco Balzano nell'ultimo arrivato lo prende che è in carcere, lui comincia a ricordare, quindi la prima persona è lui che ricorda. Michele Mari, che è un maestro della prima persona, in Roderick Dadel addirittura si fa rapire dai banditi per essere portato dentro al libro, e quindi c'è sempre una giustificazione narrativa. Tu invece scegli di non usarla, questa giustificazione, di prendere i personaggi in prima persona, e soprattutto fai un'altra cosa che per me è sorprendente, che è l'uso del presente. Cioè tu li prendi, è come se li prendessi in presa diretta questi personaggi. Perché questa scelta? Allora, ne parlavo 10 giorni fa con Francesco Piccolo, e Francesco Piccolo mi diceva: io quando ti leggo rimango sempre un po' sorpreso, straniato, perché per lui e per tanti narratori e narratrici
la prima persona significa io, cioè significa io Francesco Piccolo, ti parlo di me, di quello che è la mia vita. Chiaramente poi io narrante non è mai coincidente al 100% con chi scrive, siamo sempre due persone. Anche quando Manzoni interviene in prima persona nei Come si sposi, non è proprio lui. Anche quando Dante dice io mi trovai nella selva oscura, non è effettivamente Dante, è un Dante personaggio, però è molto stretto, molto vicino. Quindi dice, tu poi che voce hai? E io gli ho detto, guarda Francesco, io ho la voce che sento in quel momento, no? Un po' come andare a orecchio quando incontro una storia che mi piace, che voglio raccontare, penso, ma qual è il punto di vista? Chi è che la potrebbe raccontare meglio? Chi è che potrebbe in prima persona attraversare al presente indicativo in questo momento quel racconto? Allora nel trono dei bambini secondo me doveva essere uno dei bambini che parte, e però era anche io con il mio vissuto, la mia paura dell'abbandono, la paura della separazione, la paura di essere non scelta rispetto agli altri. In Oliva Denaro, per chi l'ha letto, è una storia di una ragazzina degli anni 60 che vive in prima persona la violenza del rapimento, dello stupro, viene costretta alle nozze riparatrici ma non le sceglie. Anche lì era la paura di affrontare questa cosa, insomma, della violenza sulla donna, su tutte le donne, quindi anche su di me. E qui è la paura della pazzia, cioè di quel momento in cui pensi, ci sono o non ci sono, c'è qualcosa che mi sta sfuggendo di mano, sto andando un po' alla deriva, è possibile, rimango centrata oppure invece gli avvenimenti mi portano altrove. E quindi qui ho voluto ascoltare la voce, è un po' come quando i poeti antichi chiedevano alla musa, cantami o diva, cioè racconta, mettiti qui sulla spalla e sussurrami all'orecchio in modo che io possa farmi da tramite, da platus vocis, rispetto a delle storie che non ho vissuto io, che però posso raccontare. E infatti una delle prime persone raccontate è l'Ulisse, che a un certo punto nell'Odissea, da un certo punto in poi, prende la parola e dice ti racconto io. Quindi c'è questo passaggio dalla terza alla prima in cui lui ci racconta tutte le sue avventure, questa rimonta narrativa. E quella forse è una delle parti più emozionanti dell'Odissea, perché c'è un narratore, e chiaramente Omero o chi per esso dietro questo pseudonimo storico non aveva vissuto le avventure di Ulisse, però c'è il racconto come se avesse. E noi ci crediamo, perché il narrante poi la prima persona è molto ruffiano. È molto ruffiano e in un qualche modo guida anche la mano dello scrittore. Cioè, mi vengono alcuni termini che tu hai trovato in questi libri, in questo libro che io ho trovato per certi versi sorprendente, no? Tu parli, c'è il mondo dei matti che racconta Elba, e poi entreremo un attimo per parlare di lei, e poi c'è i mica matti. I mica matti, scritto mica trattino matti. È un termine che ti è venuto, cioè la voce di Elba che te l'ha suggerito? Non so se è un termine che tu avevi già prima di iniziare a scrivere il libro, è un po' questa la domanda. No, non è nato lì, è nato ascoltando i pensieri di questa ragazza, perché per lei sono i matti e i mica matti, non i sani. Cioè i sani è una categoria che lei non riesce a riscontrare, neanche una volta che esce fuori poi dal manicomio. Sono i matti e i mica matti, cioè quelli che fanno finta di star bene, far finta di essere sani, diceva qualcuno, diceva Gaber. E quindi ecco, poi la magia della prima persona, che non sei tu, è quello di abbracciare l'universo di qualcun altro e di viaggiarci dentro. È un grande gioco, è il gioco di quando da bambini diciamo, facciamo che io ero la mamma e il tuo figlio, facciamo che io ero il cowboy e tu invece l'indiano. E quando prendi quel punto di vista, cioè i bambini quando giocano sono serissimi, cioè non ammettono deroghe, è quel gioco lì, per cui tu impersoni e in quel momento lo sei. E se lo sai fino in fondo, chi ti legge sa che non stai mentendo, è una finzione onesta, per cui faccio finta di essere un'altra, però ti sto dicendo delle cose che sento profondamente. Forse anche per me, che sono una persona estremamente riservata, estremamente timida, nel suo guscio, parlare con la voce di un altro e dire guarda, sono fatta esattamente così, però non sono io. Un mascheramento. E il mascheramento con Elba mi ha sorpreso, come sai vivo in Germania da diversi anni, vivo a Francoforte, quindi sul Meno, però ho frequentato molto la Germania dell'Est, quindi sono stato molte volte sull'Elba.
da cui prende il nome la tua protagonista, e tu la decidi, o tu o lei te l'ha detto, questo è, non si sa, che la madre è tedesca, scappata dalla Germania poco prima della costruzione del muro, dalla Germania tutta arancione, tu la dividi in giallo e arancione, se non ricordo male. Perché sulla cartina geografica delle scuole... Erano disegnate così. Diciamo la Germania rossa, riesce a scappare dalla Germania rossa poco prima. Anzi, volevo chiedere perché questa scelta, e se è una scelta, nel senso che ormai ho capito, parlando con te, che molte cose è come se tu non le scegliessi, perché sono i personaggi a raccontartele, a deciderle per te, e tu devi seguire loro, perché loro ti chiedono di essere seguiti lì. E quindi è Elba che è venuta e ti ha detto: io sono tedesca, o mia madre è la Mutti, no? Perché non solo lei la chiama proprio come la chiamano i tedeschi, la Mutti, e un altro ruolo importantissimo, avrà una canzone di cui parleremo poi più avanti, Svalma e Mucci. Appunto, perché? Allora, qui vi riporto un'altra conversazione con una scrittrice, una mia cara amica, si chiama Valeria Parrella, sicuramente la conoscerete. E un giorno, chiacchierando, lei disse: i miei personaggi fanno tutto quello che io dico loro di fare. Se io voglio che un mio personaggio faccia una cosa o dica quella cosa, quel personaggio lo deve fare. Io sono l'artefice del gioco, io decido tutto, io controllo tutto quello che succede. E disse: io no. E siccome no? I miei personaggi a un certo punto fanno il comodo loro, nel senso che nel momento in cui sono abbastanza maturi per avere una loro veridicità per me, ecco che mi spingono a scelte inaspettate. E quindi, se io avevo previsto un certo risvolto narrativo, mi sorprendono, perché li ho costruiti in modo tale che quel risvolto narrativo non va più bene, non più nelle loro corde. E qui volevo che lei fosse un po' aliena da tutto, quindi fosse nata a Napoli, un manicomio, un napoletano, però portasse anche un'altra realtà, portasse un linguaggio diverso che condivide con questa madre tedesca, portasse anche questa cosa per cui poi l'imprigionamento, perché si parla di prigionia e libertà, fosse anche un po' una cosa un po' più ampia, un imprigionamento di persone che vivevano e vivono ancora oggi, perché non è che è una cosa solo del passato, in territori da cui non potevano uscire, quindi avevano perso parte della loro libertà di movimento, quindi da un manicomio esteso, anche quello della separazione geografica, della perdita di libertà di poter uscire da quel territorio, a un manicomio più piccolo. E sono un po' tutti gli istituti totali di cui parlava Foucault, per esempio, no? Tutti quegli istituti in cui si perde la propria libertà, e le dittature sono una cosa del genere, e gli stati di occupazione, come quello che ha vissuto e vive ancora oggi la Palestina, è qualcosa del genere. Quindi questi luoghi di chiusura generano poi follia, una follia storica, una follia della storia. Il manicomio riproduceva in XVI quel tipo di follia, perché le persone venivano internate senza la loro volontà, perdevano i diritti politici, come se fossero dei carcerati. E sono tante persone che mi scrivono in questi giorni, perché questo romanzo secondo me ha toccato un po' delle corde anche personali, tante storie, tante realtà. E una signora mi ha scritto che ricordava che all'indomani della legge Basaglia, nel manicomio dove lei lavorava, poco dopo i matti andarono a votare. È una cosa a cui non avevo mai pensato. Se l'avessi saputo prima, l'avrei messo in una scena. Cioè, del fatto, e non ci avevo pensato, no? Che venivano privati anche del diritto di votare, di scegliere, perché tanto è un atto di non essere reclusi. Questa grande follia della reclusione che ci accompagna ancora oggi. Quindi la reclusione della Germania dell'Est, in particolare di Berlino, circondata dal muro, infatti poi... Nata da una grande idealità, questa poi è la cosa anche, no? Questa grande idealità di uguaglianza, giusto? Cioè, che però poi si doveva realizzare attraverso una violenza anche sulle persone. Quindi un grande contrasto per me, che sono una persona convintamente di sinistra, che in qualche modo... Per me quelle idee sono state, eppure hanno creato una grande follia,
cioè quella della, no, della depressione. L'hanno creata anche nei confronti degli stessi tedeschi, non so, io l'ho studiato molto il muro di Berlino e prima della costruzione, dopo la seconda guerra mondiale, molti andarono nell'est apposta, tra cui Bertolt Brecht, sì, per dire proprio un nome gigante, che decide di andare là, per poi lui non fa tempo neanche a rimanere deluso perché muore prima di capire dove si è andato a cacciare. Però adesso rischiamo di entrare in discorsi politici delicatissimi in questo momento. Vabbè, perché poi c'è la scena della caduta del muro di Berlino, perché poi la storia passa attraverso. È una scena cardine, diciamo, e lì succede anche lo snodo narrativo del romanzo, nel personale, la macro storia che si riflette nella micro storia. Hai scelto dei tempi molto, molto belli e anche il modo in cui hai deciso di raccontarli. Ma veniamo a lui, il mio grande amore, Fausto Meraviglia. Quando è che è nato questo personaggio straordinario con quest'ironia così forte? Cioè, immagino che, non so come scrivi tu, se in un qualche modo i personaggi c'erano già, o se a un certo punto nella storia di Elba compare Fausto Meraviglia, è talmente prepotente, lui è nato per prima, è nato prima lui e doveva essere la sua storia, infatti poi nel titolo Grande Meraviglia c'è il suo cognome, però avevo bisogno poi di un contrappunto ingenuo, candido, sono queste due voci secondo me che fanno molto attrito, perché lei è il candore assoluto, è la purezza, è lo sguardo ingenuo al 100%, è lo sguardo di quella che non ha conosciuto niente se non la realtà più dura del mondo. Lui invece è lo sguardo, anche perché lo conosciamo prevalentemente in una fase già avanzata della sua vita, quindi lo sguardo già un po' scafato, sguardo cinico, sguardo di quello che ha vissuto quei famosi ideali e in qualche modo è riuscito un po', no, la nostra generazione ha perso un po' quella cosa lì di un po' di ritrarsi anche su di sé, perché voleva cambiare il mondo. E come diceva Corrado Guzzanti, ha perso lo scontrino, cioè, quindi un po' quell'idea lì, e quindi lui tende a buttare tutto in caciara. Volevo creare questo personaggio maschile che avesse delle caratteristiche un po' fuori dal politicamente corretto, insomma, fuori dal santino, per cui o sei tutto buono o sei tutto cattivo, è anche un po' quella concezione che abbiamo spesso oggi, per cui se sei una persona esposta devi essere santa o santo, cioè puoi avere poi nel personale qualcosa di contraddittorio. Invece mi sembra che poi i personaggi e le persone più interessanti siano piene di contraddizioni, ma lo siamo tutti, e lui però non se ne vergogna, anzi espisce queste sue. Qua c'è uno spunto personale, c'è qualcuno che me lo presenti, dico ah sì un po'. Ma sono io, Emiliano. Fausto Meraviglia, c'est moi. Io ti vorrei chiedere, io ho l'abitudine di fare le orecchie ai libri, no? Lo so, però io ho sempre la giustificazione. Io voglio guardare, che piace a tutti. Voi fate le orecchie ai libri? Solo la signora, perché c'è Stefano, te ne spiego una, ti spiego come nasce questa cosa qui, dopo cominci a farla anche tu, perché c'era un mio amico che diceva, se gli fai l'orecchia vuol dire che dopo ti può ascoltare. Cioè tu torturi e se inizi un libro con questa, però vabbè, a tua consolazione. E poi faccio le super orecchione. No, vabbè, fallo vedere che ha fatto l'aeroplanino. E questa roba che è quando l'approvazione generale, no? Che dico, questa gliela voglio far leggere ad alta voce. L'orecchione vuol dire che deve essere ascoltata, cioè un orecchio che è un grande orecchio, giustamente. E quindi ti vorrei chiedere se ti va di leggere, certo, vogliamo sentire la tua voce. Ma dove? Dall'inizio. Fino a? Ma che si annoiano. Sai che in Germania è capace, loro fanno le Lesungen, si chiamano, sì. È capace che ti legge tutto il capitolo? Vabbè, se avete 2 ore di tempo, non siamo qui. Allora, ma se avessi avuto bisogno dell'occhialetto, me lo vuoi chiedere? Viola, sei presto? No, ce la faccio. Ah, okay. C'è luce. No, perché io non ce l'avrei fatta. È la regola del 10. Ce la feci. Mastro Lindo in porta. La porta sono 2 ciabatte piantate nel prato. Dall'altro lato del campo, in mezzo alla porta flebo, c'è Sandraccio, ce la faccio.
Mappina, la nuova senza tubo nel naso e nonna sposina con i guanti di pizzo che le salgono fino ai gomiti stanno con lui. Io, Nunziata e Aldina nella squadra di Mastrolindo. Il dottorino mette a terra il pallone e ci spiega le regole. Si segna quando la palla passa fra le ciabatte conficcate nel terreno o tra i due ipodermuclisi. Si gioca solo con i piedi. I pugni valgono? Si informa Mastrolindo. Solamente se te li tiro io, voglio, risponde il dottore e glieli mostra. La partita dura 45 minuti. Quando fischio, e fischia, chi è in vantaggio è il vincitore. E se finisce pari? Chiede Sandraccio. Se finisce pari si va ai supplementari. E se finisce pari ai supplementari? Chiede Sandraccio. Si va ai rigori. E se finisce pari anche ai rigori? Allora si fa pugni, interviene Mastrolindo tirando cazzotti nell'aria. Il dottorino lo blocca e gli torce un orecchio fino a farlo cadere in ginocchio. Se finisce pari anche ai rigori, risponde mentre Mastrolindo si massaggia il lobo che è diventato rosso fuoco, si continua con i tiri dal dischetto finché una delle due squadre non sbaglia e l'altra va in vantaggio. Che cos'è il dischetto? Chiede Nunziata. Questo. Il dottorino disegna un cerchio davanti alla porta col gesso che si deve essere fregato in infermeria. Ma io ce la faccio? Chiede Sandraccio, portandosi le mani alla fronte. Ce la faccio ad andare in vantaggio? Ce la faccio? Durante il gioco, aggiunge il dottorino appoggiando una mano sulla testa di Mastrolindo, non si possono dare pugni, calci, spinte, morse, altrimenti è fallo e io fischio punizione. E soffia nel fischietto. A me, a me, a me, a me, a me, burbureggia nonna sposina e tenta di sfilargli la fede dal dito. Carmè, io e te ci sposiamo quando il Napoli vince lo scudetto. Avete capito tutte le regole? Quella più importante è che non giochiamo per vincere, ma per imparare a fare una cosa insieme, a lavorare per uno stesso scopo, ad avere una strategia comune. Altre domande? Iniziamo? Una, alzo il braccio. Che te manca, piccere? Con la volpe lo sa? Il dottorino non risponde. Sceglietevi un nome, dice. Ce l'abbiamo già il nome, obietta Mastrolindo. Tu hai anche il soprannome, Mastrolì. Lo sfotte Sandraccio e si becca un pugno nel fianco. Non fate i fessi, un nome per la squadra, dico, nessuno parla. Che ne so, Inter, Napoli, Virtus, Salernitana, Juve Stabia, Real Fascione. Ce lo possiamo inventare noi? Si informa Sandraccio. Ce la facciamo? A piacere vostro per una cosa di giorno, andiamo. Allora noi saremo il San Gennaro, ridacchia Mastrolindo. È giusto perché ci vuole proprio un miracolo per far vincere. Il dottorino batte le mani, anche io, Nunziata e Aldina. Noi invece siamo il patetico Madrid. Mio marito è un appassionato di calcio, si vanta Mappina. Patetico. Ma non era Atletico Madrid? Chiede Sandraccio timoroso. Nel vostro caso è più appropriato patetico, taglia corto il dottorino. Tutti ai posti e cominciamo. Te l'ho voluto far leggere un po' perché ho riso come un matto leggendola da solo. Patetico Madrid l'ho trovata una delle cose più divertenti che abbia mai letto, e un po' perché è il punto cardine, diciamo, di quello che fu la rivoluzione di Basaglia e di una nuova concezione, un nuovo modo di pensare le persone in difficoltà psicologica, diremmo oggi, nessuno userebbe più la parola matti. Volevo chiederti, per costruirlo, questo romanzo, tu riesci a fare in modo che Basaglia resti sempre sullo sfondo, quindi che tutto avvenga in azione, no? Perché sei fatta oggi di Basaglia rivisto con gli occhi dell'oggi? Allora, sul finire della stagione Covid venni invitata a fare questi incontri con le scolaresche nell'ambito degli incontri di in Torino, adotto uno scrittore, e venne adottata da una scolaresca un po' particolare perché erano i ragazzi e le ragazze che facevano scuola per un periodo nell'ambito della sezione di neuropsichiatria infantile della Regina Margherita a Torino. È stata una delle cose più difficili della mia vita. Io faccio l'insegnante, però ecco, andare lì a incontrare quelle ragazze e quei ragazzi che in quel momento
non avevano possibilità di frequentare normalmente scuola perché avevano dei problemi così gravi che gli impedivano di stare normalmente in famiglia, insieme ai compagni, insieme ai professori, a fare sport, a frequentarsi. Avevano bisogno di avere un momento di separazione, stare in una realtà protetta, però potevano fare scuola, avevano i loro insegnanti che andavano lì e ne sarebbero usciti da quella situazione. Dei ragazzi e delle ragazze profondamente sofferenti, avevano problemi di grave anoressia, grave depressione, disturbo bipolare. E questa cosa non era nascosta, non si poteva nascondere, si vedeva molto. Sono stati degli incontri molto belli, al termine dei quali uno dei ragazzi ha letto anche delle poesie, quindi è stato anche questo ritorno, e ho pensato, ecco, senza la legge Basaglia tutto questo non sarebbe stato possibile. Cioè noi oggi diamo per scontato che il disagio psichico sia qualcosa da trattare nell'ambito della società, per permettere poi un ritorno all'interno della società. Prima no. Ed è stata un'intuizione sconvolgente che Basaglia riesce per primo a realizzare, anche se quella legge non era quella che voleva lui, anche se si arrivò a quella legge in maniera un po' frettolosa per evitare il referendum che stavano preparando i radicali che volevano una legge un po' diversa, anche se lasciò scontente tantissime persone. Mario Tobino, scrittore illustre ed eccelso, Le donne libere in Magliano e altri libri meravigliosi, era pienamente anti-basagliano. Perché cioè, non è così che si risolve il problema della psichiatria. Eppure, senza quella legge che fu rivoluzionaria e all'avanguardia in tutta Europa e in tutto il mondo, mi sembra, non avremmo avuto quest'idea, cioè che il disagio psichico è come tutti gli altri disagi e va trattato col fine di recuperare persone in società, cioè di aiutarle a ritrovare la loro collocazione nel mondo. Anzi, a cercare di rendere meno nevrotica anche la società, quella era poi l'idea finale. Quella legge poi fu un po', diciamo, delegata alle varie regioni, quindi le diverse regioni ancora oggi, in base ai fondi che hanno, in base alle possibilità, ne fanno, diciamo, un uso molto diverso. Ci sono realtà molto virtuose e realtà in cui purtroppo invece, come preconizzava Tobino, la cosa resta in famiglia e questa è una cosa molto diffusa, per cui il disagio psichico diventa un peso per la famiglia che non ha gli strumenti e non ha la forza necessaria per poter seguire un malato psichico. Il malato psichico non è solamente quello che ha un lieve disturbo, c'è anche situazioni molto gravi che purtroppo hanno difficoltà ad essere trattate. Quindi secondo me qui vengono affrontate un po' tutte e due le cose. Sì, perché la pluralità dei personaggi ti permette di fare questo, nei dialoghi, tantissimi dialoghi, e la tua capacità, direi magistrale, in questo terzo libro di gestire veramente una miriade di personaggi, ognuno col suo carattere, ognuno col suo punto di vista, sia tra i matti sia tra i mica matti, in un qualche modo, anche i personaggi, diciamo la parte in cui tu prendi la voce narrativa diventa quella di Meraviglia. Il libro è diviso in 4 sezioni e si alternano i narratori tra Elba Meraviglia, e questo che diventa poi un dialogo a distanza, anche un dialogo cronologico, perché è diventato anni 80, poi andiamo nel 2019, poi torniamo nell'88-89, torniamo nel 19, e in un qualche modo si affronta anche il tema della vecchiaia, altri temi che... Però questo ti è permesso da questa miriade di personaggi. Allora la domanda successiva che mi viene da fare è: anche questi personaggi come nascono? In un qualche modo sono già gli elementi di tensione su cui lavorerai man mano che scrivi il libro, o alcuni ti arrivano inaspettatamente e dici questo lo devo seguire? E se hai un esempio di un personaggio emerso in questa maniera? No, sì, i personaggi poi nascono intorno alle voci narranti, quindi si è chiederti, ma poi Elba attorno a sé chi vede, chi ha? E allora la prima persona che ho visto attorno a Elba è questa ragazzina molto gravemente anoressica, che lei chiama la nuova per tutto il tempo, e diventa un po' il suo convitato di pietra, questa persona a cui lei inizia a raccontare tutto perché è appena arrivata, e lei che invece è veterana, fa un po' da guida turistica in questo mondo terribile del manicomio, e quindi ecco, nasce un po' come ascoltatrice ed è un modo per coinvolgere i lettori, perché mentre Elba spiega alla nuova
spiega un po' a tutti noi quello che le succede. Poi lavorare un po' sulle contrapposizioni, cercare di evitare gli stereotipi. Allora, intorno a Meraviglia, ho creato una famiglia che in qualche modo fosse tradizionale, in qualche modo no, il personaggio della moglie, Elvira, che da una parte è molto borghese, molto, però poi ci sorprende anche per certe sue svolte. Così due figli naturali, Vera, cioè lui l'ha chiamata Vera Meraviglia, cioè già questo è una cosa di un narcisismo, io credo, atroce, e lei glielo rinfaccia per tutta la vita. Vera e Mattia, e anche lì ho voluto creare due personaggi che avessero però una loro autonomia, che si ribellassero a questo padre narcisista con la mania del controllo in maniera differente e continuassero ad amarlo anche lì in maniera differente. Quindi tutto quello che nasce attorno alle due voci narranti sono delle relazioni che in qualche modo devono essere da peso e contrappeso a quel personaggio e cercare di poi rappresentare varie tensioni, come dicevi tu, per mandare anche avanti la storia. Ed è qualcosa che nasce, insomma, proprio come giocando, come quando si è piccoli, dice allora tu fai questo, e si gioca, e giocando nascono le storie. Vediamo se c'è un altro passaggio da leggere, perché sono convinto che un'altra tua grande capacità è proprio l'uso della lingua. Mentre parlo dell'uso della lingua, mi viene in mente anche che forse dei tre romanzi che hai scritto, questo lo dicevamo anche prima, è il più il romanzo in cui Napoli viene fuori con più prepotenza dei tuoi tre. Riconosci che e ti serviva Napoli come nucleo, sfondo, ma anche paesaggio in cui si muovono? È una città manicomiale per certi aspetti, cioè un manicomio esteso, ma non dico in maniera folcloristica, proprio perché c'è, insomma, questa idea fondante della città basata sul sovvertimento delle regole, quindi la pazzia è un po' quello. Mi piaceva tornare a raccontare Napoli da un altro punto di vista, quello di un punto di vista chiuso, anche perché a Napoli ci sono tantissimi manicomi storici, uno dei più antichi è Leonardo Bianchi, in cui sono stata di recente, quindi mi piaceva raccontare da quel punto di vista e anche raccontare una Napoli che non fosse quella, insomma, dei quartieri popolari, ma quella del quartiere di Posillipo, che è quello molto borghese, di un certo benessere, e quindi fa sua meraviglia che, insomma, ormai vive lì, racconta da quel punto di vista, quindi un po' più borghese, non quello appunto popolare, dei vicoli, però lui incarna anche un po' quella guasconeria napoletana di raccontarsi e mitizzarsi, non si capisce mai quando sta dicendo la verità o quando sta dicendo una bugia, quando ti vuole intortare o quando invece è veramente empatico nei tuoi confronti. Quindi da questo punto di vista è un personaggio che rappresenta un po' un certo anche stereotipo napoletano. Un'altra cosa bella che riguarda i tre romanzi è come tu fai entrare qui i personaggi dei romanzi precedenti. C'è un personaggio che non mi ricordo più qual è, che proprio racconta di essere stato cresciuto. Tommasino, che era nel seno dei bambini, era l'amico di Amerigo, per chi l'ha letto naturalmente, e che qui invece ritorna come giudice dei minori e che cerca in qualche modo di portare Elba, da che è ancora piccolina, fuori dal manicomio, e sostanzialmente la affida a un orfanotrofio di religiose, pieno di le suore culone, ma Elba le chiama le suore culone perché lei non ci vuole stare lì, quindi anche questo, diciamo, tentativo in buona fede di portare fuori, cioè lui crede di fare la cosa giusta, ma lei vuole stare con la mamma perché l'unica persona che ha, l'unica sua radice è nel manicomio. Allora lei dice: se mia mamma è pazza, e non lo è, voglio essere pazza anch'io, no? Questo senso di eredità, di appartenenza, perché ognuno di noi in qualche modo, almeno in un momento della vita, ha voluto seguire un esempio di un genitore, e l'esempio di questa ragazza è una donna reclusa, qui ci voglio tornare lì, quindi finge di essere pazza, vuole fare una carriera da matta per diventare come sua madre, per onorare sua madre, solo che quando torna lì poi non la trova più misteriosamente, quindi lì poi nasce un'altra parte del racconto.
c'è questo personaggio che torna dal treno dei bambini ed è il giudice tutelare, c'è Liliana. Liliana Calò, che era in Oliva Denaro, che era la migliore amica di Oliva, e che qui insomma la risolviamo in un'altra fase della sua vita, è diventata professoressa universitaria, e anche qui insomma dice qualcosa Elba di significativo, per cui le fa capire che non solo può diventare quello che vuole, ma può anche diventare quello che non vuole il suo mentore, cioè il dottor Meraviglia, può anche prendersi il lusso o la libertà di eludere questa, cioè una volta che prendi il gusto e la libertà puoi anche decidere di essere libero di deludere quelli che ti amano. Io invito sempre il pubblico, anche se ha domande, curiosità di qualsiasi genere, a intervenire quando volete, interrompetemi tranquillamente, perché io ho una certa difficoltà a entrare nei libri, nel senso che sono talmente fatti della lingua con cui sono scritti che riuscire a rendere i personaggi quando se ne parla in presentazioni pubbliche è molto difficile. Ti chiederei se c'è un passo, diciamo, della parte narrativa Meraviglia, in cui la voce narrante è quella di Fausto Meraviglia, che ti piace particolarmente leggere o che vorresti leggere. Allora, ci sono vari momenti in cui mi sono anche divertita con Fausto Meraviglia, proprio perché lui è una simpatica canaglia, quindi quando lui chiama, insomma, numero del telefono amico per sfogarsi, perché poi c'è anche questa cosa che tutta la parte di Fausto Meraviglia è un'unica giornata, quindi c'è unità di tempo, luogo e azione, quindi è proprio la tragedia classica di un uomo che in quella giornata ripercorre un po' tutta la sua vita e cerca di parlare con qualcuno e sperimenta il dramma dell'incomunicabilità e della mancanza d'ascolto da parte dell'anziano. E quindi dice: finché io ero giovane tutti cercavano di parlare con me e io invece non volevo ascoltare, a volte ero indisponibile all'ascolto, soprattutto con i figli. Adesso invece sono io che cerco l'ascolto degli altri e nessuno mi vuole sentire, quindi prova col telefono amico, prende una cantonata, prova con l'intelligenza artificiale. Con le conversazioni con l'intelligenza artificiale. Che insomma prova a psicanalizzarla, e questo è anche abbastanza moderno, perché poi ci sono effettivamente l'intelligenza artificiale, facendo gli sviluppi che lui aveva già immaginato. Va a parlare con suo figlio in chiesa e anche qui cerca di convincerlo, e dice: perché non ti dimetti? Come che mi dimetto? Non posso dimettere, è una scelta, c'è la fede. E lui non capisce questo fatto della fede, quindi gli sembra narcisisticamente una sfida edipica invece a lui. Cioè lui si vuole sempre mettere al centro delle vite degli altri, pensa tutto quello che gli altri fanno è in reazione a lui, e invece capisce che non è così, che non è centrale nella vita di tutti, e che alla fine non riesce, non può, nessuno di noi può decidere se essere amato o non amato dagli altri, perché questi figli incredibilmente gli vogliono bene, e questo è proprio quello che lui non si aspettava, il fatto che l'amore degli altri non dipenda mai interamente da noi, a volte siamo amati nonostante, ecco, lui è amato nonostante, e quindi in questa sua grande... volessi sempre mettere al centro delle cose, gli sfugge la libertà degli altri. Lui che si è sempre battuto per la libertà di tutti, non riesce a capire che la libertà degli altri è proprio questo, nell'amare o non amare secondo dei propri moti del cuore e non in base solamente a un mero equilibrio delle nostre azioni nei loro confronti. Che devo leggere? Hai scelto? Ho scelto, ed è un capitolo talmente breve che puoi leggerlo tutto, il dialogo con Altana. Sono... Va bene, vi fa piacere? Approvate? Sì. Altana, chi è vivo? Altana, spieghiamo chi è. Altana è l'assistente vocale tipo Google Home, insomma, Alexa. Sì. Sì, è Altana. Altana, chi è vivo? Chi è vivo è un insulto napoletano. Chi è vivo, Meraviglia, come posso aiutarti? Quando rientro in casa è tutto buio, solo la lucina verde dell'elettrodomestico parlante lampeggia debolmente come un minuscolo focolare. Voglio registrare un messaggio d'addio per mia figlia Vera. Attivo registrazione. Brava, attiva, io incomincio. Cara Vera, se riuscirai a sentire questo messaggio sarà grazie al Chiappariello, il nipotino,
che sa maneggiare tutte queste diavolerie moderne come se fosse la cosa più naturale del mondo. Da questo punto di vista, la tua gravidanza tardiva è stata un'ottima scelta. E anche il fatto che ti sia rivolta a una banca del seme in Spagna. La famiglia è un'istituzione molto sopravvalutata. Forse l'hai fatto a casa mia. Sono stato un padre così assente che hai preferito che del padre tuo figlio facesse a meno. Non so cosa sia giusto, ma hai avuto coraggio. E io ti apprezzo per questo. Sono tante le cose che apprezzo di te, ma non te l'ho mai dette. Lo faccio adesso, allora, da morto. Spero che valga lo stesso. Prima di tutto la voracità, mi piace il modo in cui mangi, come se ne andasse della tua esistenza, a volte con le mani, leccandoti le dita. Tua madre ti rimproverava, ma avrai notato, credo, che lei ha un problema con il piacere, per questo si è messa con quel torturatore di sintassi da talk show, lei si è sposata con uno scrittore, lui è geloso. Poi la pigrizia. Un torturatore di sintassi. Poi la pigrizia. Tu non hai fretta, non corri per arrivare in anticipo, non ti imbarazza fare aspettare. Se puoi, rimandi. Se non puoi, rallenti. Hai il cuore elastico di chi non pretende di essere indispensabile per gli altri. Tra la strada nuova e la vecchia, preferisci la vecchia, per questo guidi lo stesso autobus da 20 anni. La tua carriera consiste nel conoscere ogni centimetro di quel percorso, in ogni stagione dell'anno, a ogni ora, come quegli artisti che per tutta la vita hanno dipinto la stessa scena, la stessa modella, lo stesso luogo, per essere specialisti di un millimetro di mondo. Tu sei la massima esperta al mondo della tratta fuori grotta Zuccaro. E il disordine? Possiedi l'arte dello sparpagliare, la grazia bizantina del confondere, dissemini al passaggio oggetti, frasi, vestiti, susciti il caos dall'ordine, scompigli il mondo e poi sparisci, lasciando dietro di sé una scia dolcissima di caramella all'orzo. Non hai paura di perdere le cose, non ti leghi agli oggetti, non mendichi attenzione per quello che dai in prestito. C'è stato un tempo in cui anch'io sono stato leggero come te, ma non me lo ricordo. La lontananza, inoltre, sei cresciuta remota e indecifrabile, sei andata via così presto come se la presenza di Ebba ti liberasse dall'obbligo di soggiorno in casa nostra. La sua testa bionda al posto della tua bruna, lei è stata il doppione che ti ha liberata, aspirando al posto di figlia di famiglia che tu invece fuggivi. E infine, la meraviglia. Tu mi sorprendi, mi lascia a bocca aperta. Ti impieghi a 18 anni come cameriera e ti ritrovo qualche anno dopo alla guida di un autobus. Ti lascio single e a 40 anni ti ritrovo madre. Ti immagino in dolce e clandestina compagnia e ti scopro alle soglie della laurea, quella che Ebba non ha mai voluto prendere. È un modo per riconquistare il posto che avevi ceduto? Forse non c'è nessuna logica in queste illogicissime esistenze. Tutto quello che siamo riusciti a fare l'abbiamo fatto solo per amore di noi stessi, degli altri, di un principio. Sono dettagli. Continua a stupire il mondo, figlia mia, anche quando sarò partito, perché tu resti per me la vera meraviglia. Rimango seduto nella stanza buia. Che ne dici, Altana? La registrazione è venuta correttamente. Io volevo sapere se ho trovato le parole giuste, se sono riuscito a farmi comprendere. Altana non risponde. È sempre lì e scruta nell'oscurità. Ma almeno, Altana, dimmi, tu mi vuoi un po' di bene? La luce verde mi fissa, poi luccica, 2 o 3 volte come un occhio che si apre e si chiude con un battito di ciglia. Lo prendo per un sì. Sto pensando che molte diverse narrazioni recenti girano intorno a questo tema del disagio psichico. Mi viene in mente Mencarelli con Tutto chiede salvezza, mi viene in mente molti lavori che ha fatto anche Paolo Nori intorno al mondo dei matti, li ha studiati per ogni città, no? E l'ultimo di Cormac McCartney, Stella Mari, si è ambientato proprio istituto psichiatrico, è tutto un dialogo, tra l'altro, bello, leggetelo. Secondo te c'è un motivo per cui stiamo tornando a parlare di un argomento che forse era un po' scomparso dalla letteratura prima? Insomma, mi viene in mente i disagi creati dal Covid, anche se alcuni libri nascono prima del Covid e dopo, però è come se nell'aria ci fosse bisogno di ripensare a questa parte dell'uomo, perché alla fine è una parte c'è dell'uomo. Un'esigenza un po' diffusa, io credo. Insomma, io non mi aspettavo una risposta così calorosa a questo libro. Quando ne parlai prima volta con il mio editore,
un libro sui fatti, bello, cioè un po' stretto, però se, sì, però è quello che voglio scrivere. E lui mi ha dato carta bianca, devo dire, però ecco, sapevo che poteva essere un territorio un po' rispetto al treno dei bambini, che è una grande avventura epica, una storia anche bella di solidarietà, di incontro. Questa poteva essere una storia, insomma, un po' forse respingente per la tematica. Invece c'è stata una grandissima ondata di affetto, tante persone che mi scrivono quotidianamente dicendo: è una storia che capisco e comprendo, che mi riguarda, che riguarda la mia famiglia. E ho pensato che probabilmente in ogni nucleo familiare c'è questa sofferenza, c'è un parente, un congiunto, un genitore, un figlio, un fratello che ha avuto o che ha un problema, un disagio di questo genere e che rappresenta un dolore un po' sommerso all'interno del nucleo familiare, in alcuni casi quasi una vergogna, proprio perché è vero che sul disagio psichico c'è ancora un pregiudizio molto forte, no? Rispetto alla malattia fisica, per cui c'è grande solidarietà, compassione, siamo con te, stai combattendo una battaglia contro il male. La stessa cosa però non si dice riguardo rispetto al malato psichico, non si dice: ah, stai combattendo una battaglia contro il male, si dice, no, come se fosse qualcosa di contagioso in qualche modo, come se fosse pericoloso per gli altri, per la società. Quindi quello stigma che c'è nel passato del malato psichico pericoloso per sé e per gli altri un po' c'è ancora, e secondo me questo invece è un modo per parlarne, per parlare dal punto di vista di chi è qui dentro e che non fa grande distinzione tra chi è matto e chi è mica matto, e l'accettazione dell'illogico, non voglio dire neanche del diverso perché è diverso da chi, dell'illogico, cioè di quello che non è in quella traiettoria che ci è stata segnata, in quella linea retta, ma che procede a zigzag come spirali, quell'accettazione lì, e secondo me è una cosa su cui ritornare un attimo a confrontarsi. Perché secondo te questa società in cui viviamo, che porta a dei livelli, diciamo, di pressione tale da rischiare di far deragliare? Io lo vedo con i miei ragazzi che realmente sentono una pressione fortissima, che 15 anni fa quando ho iniziato non c'era tanto, cioè mettere un voto negativo può succedere, no? Ragazzo viene, non ho studiato, ah vabbè, ok, prendi 3, torni la prossima volta, ok? E comincio a piangere, ad avere delle crisi di ansia molto forti. E una ragazza l'altro giorno mi ha detto: ho detto, perché stai piangendo? Perché ti spiace di non aver studiato bene? Sì, ma anche perché mia madre poi si spiace. Allora loro sono pressati, per esempio, da questo fatto che nel momento stesso in cui loro fanno qualcosa a scuola, secondo dopo lo sa la mamma, il papà a casa, che sono a loro volta pressati dal registro elettronico, questa tortura. C'è qualche collega in sala che mi può capire, scusate, il registro elettronico, o qualche genitore vessato dal registro elettronico che ogni due minuti ha fatto questo, ha fatto quello, è andato in ritardo, mi ha comportato male. Io ho perso la password. Hai fatto bene, non la recuperare mai più. Hanno provato a ridarmela. E tu ti sei camuffato, ho detto, non sono io, ti sbagliato. Per dire, è un po' una metafora dei nostri tempi, questa cosa del controllo totale di tutti con tutti. Per i ragazzi è molto pressante, cioè loro hanno veramente delle manifestazioni d'ansia che non sono commisurabili al successo o all'insuccesso, non c'entra niente, è proprio un fatto di sentirsi a disagio con il loro dover essere, con le aspettative che abbiamo noi adulti nei loro confronti e con quello che si vorrebbe da loro. No, quella possibilità di eludere, di speculare, di sbagliare, poi recuperare, che avevamo noi in un'altra epoca, di uscire dai radar, che loro non hanno più, cioè loro sono sempre sottoposti a questo tracciamento, a questa prestazione, a questa media di voti, e così un po' in tutto. Quindi è un po' un segno dei tempi, no? Fatto che sì, io a mia figlia gliel'ho fatta fare io il fuchino da scuola. Un giorno l'ho trattenuta e gli ho detto: stai in casa. Ma non vale così. Ma adesso non lo fa. E quando tu sparisci e nessuno sa che fine hai fatto, no? Quella sensazione di grandissima libertà di dire: è il mio tempo, è la mia giornata. Come dite a Napoli? Filone. Filone. Diciamo filone.
A Roma si dice sega. Sì. C'è tutto un vocabolario che andrebbe studiato. E sparirà, perché nessuno più potrà fare filone, fughino, sega, perché noi stiamo lì e sappiamo tutto di loro. Quindi non ci possono nascondere più nulla. Ma è sano, no? Che non ci possono nascondere nulla. No, infatti, ma io... Cioè, ogni tanto uno si vuole anche un po' nascondere, e può essere sempre esposto, questa esposizione continua. Che soprattutto i ragazzi hanno nei confronti dei social, nei confronti dei compagni e le compagne, dei genitori, è un po' immobilizzante, un po' paralizzante. Io mi ricordo la mia grande entrò a scuola per la prima volta, c'era sta chat di gruppo, mi obbligarono a entrare in questa chat dei genitori e questi volevano fare un'occupazione per protestare. E non ti dico, ho letto i commenti dei genitori, ma no, ma è pericoloso, ma è... Ma voi ce li avete avuti 15 anni, poi a un certo punto non ce l'ho più fatta e vi ho postato nella chat Asilo Republic di Vasco Rossi. I bambini dell'asilo stanno facendo casino, ci vuole qualcosa. Cioè, se va vengarellato, no, in questi casi bisogna mollare, Emiliano, una regola sulle chat dei genitori è mollare, no? O no? È inutile. C'è una regola, avete capito come funziona? Perché quello è un manicomio, a proposito di manicomio. Ma ti ammazzano se tu fai queste cose, no? Ti devi autoesiliare dalla chat. Infatti dopo mi sono cancellato. Emiliano Visconti ha abbandonato la chat. Va bene, torniamo al libro. Sì. Oh. Vuoi un microfono? Hai bisogno di un microfono urgentemente. Le parole che dici sono meravigliose. E mi viene in mente che il mio bambino da fin da piccolo gli faccio leggere il Filmos 75 di Gianni Rodari. Perché lì sono matti, l'autobus diventa matti e tutti scoprono un po' di mattitudine che c'è in sé. Quindi lo consiglio vivamente a tutti i genitori per far arrivare i bambini alle medie sapendo che un po' di mattitudine bene. Sì, allora lo consiglio anch'io. Allora mi aggancio a te. Una delle letture che ricordo più esplosive della mia infanzia era Pippi Calzelunghe. Cioè, questa qui nessuno diceva niente, poteva fare i porci comodi suoi da mattina a sera, dormire con la testa sotto le coperte, piedi in fuori, camminare sul tetto, avere il cavallo, la scimmia, e viveva felice. Allora, ecco, quelle letture poco edificanti, oggi invece è tutto molto educativo, anche cartoni animati, no? Cioè, che devi fare così, eccetera. No, questa politicamente corretto che c'è un po' anche, no, in qualche modo, ci fa esplodere in altri modi, quindi no, il gusto della marachella un po'. Sì, però Rodari appartiene culturalmente al mondo di Pasaglia, cioè quella generazione che ha forzato le maglie, sì, della società per provare. L'elogio dell'errore, nel libro degli errori c'erano proprio gli errori che venivano sottolineati, no? Il fatto di essere fuori dalle regole anche, cioè conoscerle per poter anche poi in qualche modo deragliare un pochino. Oggi invece è un po' la cosa inversa, non vi facciamo conoscere le regole, non vi insegniamo più l'educazione civica perché tanto non serve a niente, però dovete fare così, 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 è un po' l'inverso. Adesso non vogliamo fare i passatisti perché poi è brutto dire ai tempi miei così con la... diciamo che questi ragazzi poi, ecco, svilupperanno un loro modo diverso e forse magari anche migliore del nostro per stare al mondo. Sì, anche se è l'ultimo momento in cui, voglio dire, quasi la pazzia era vista come una cosa... tra virgolette sana, è stato gli anni 70, no? Il momento degli indiani metropolitani di Bologna, il periodo di Dario Fo, Franca Rame, oggi invece pochi hanno il coraggio di provare a sfidare giocando un'inversione dei ruoli. Tornando a te e al tuo modo di scrivere, prima ti ascoltavo leggere ad alta voce, molte volte chiedo agli autori se i libri li rileggono ad alta voce per capire se funzionano, poi mi sono reso conto che nel tuo caso è qualcosa di diverso, che appartiene probabilmente alla tradizione napoletana, cioè i tuoi libri sono molto teatro, sono mai stati portati in teatro? Perché è proprio, è come dire, è di Filippo, mi viene in mente quel tipo di napoletano interviene. Io
all'università mi sono formata, cioè sono laureata in storia del teatro, in lettere ma in storia del teatro, è una cosa che ho studiato e mi appartiene un po' a quella cosa. Poi Oliva Denaro sarà portata in teatro, sarà proprio una sì, c'è stata una riduzione teatrale, partirà mi sa, da gennaio in poi, sa, forse anche qui ci sono delle date in Emilia Romagna, non so dove, a Ravenna, ok, sì. Bene, ho letto la riduzione, è un monologo, sembra molto bello, che sono anche i bozzetti delle scene bellissime, fuori arancia, quindi questo ci sarà. Però è vero che io poi a un certo punto, verso la terza stesura, quando sono un po' più convinta di quello che ho scritto, faccio una lettura ad alta voce di tutto, dalla pagina... Da sola o no, no, io con me medesima, da pagina 1 a pagina boh, tutto di seguito, perché quando l'ascolti dalla tua voce, quasi il fatto che noti tantissime cose che leggendo a mente non notavi, le ripetizioni, delle ridondanze, delle lungaggini, e poi se c'è una metrica, che è quello che poi mi interessa e mi interessava soprattutto nella partitura di Elba, mi interessava che ci fosse un ritmo, una metrica, quindi tenevo proprio il ritmo, mi sembrava che suonasse, perché lei parla così, parla un po' per rime, un po' per frasi abbastanza piccole, per paratassi, quindi tutti i periodi brevi, e quindi ho bisogno di sentire la musica di ognuna delle voci narranti, anche Fausto Meraviglia, una sua musica, che poi cambia, si fa un po' più dolente, un po' più grave nell'ultima parte, con invece un'esplosione poetica verso la fine, quindi ho bisogno che ci sia effettivamente una musicalità all'interno di tutto il testo e che ogni personaggio riprenda quel... perché poi nel nostro modo di parlare un po' c'è, quando facciamo le imitazioni di qualcun altro e ne riprendiamo più che altro la musica, più che le parole, un po' i modi di dire, i tic verbali. Quindi quando si scrive in prima persona in particolare c'è bisogno che il giovane Holden, penso che chiunque abbia letto il giovane Holden ricordi la musica a memoria, se si chiude un orecchio sente, non avrei potuto raccontarmi, invece racconterò la vita schifa, eccetera eccetera. Ha una sua, che anche nella traduzione italiana, in tutte e due le traduzioni, quella musica rimane perché è una musica insita nel testo. E molte prime persone hanno questo tipo appunto, di cadenza, di prosodia. E quindi per assaggiare se questa cosa c'è. Però la lettura ad alta voce è una cosa che a volte faccio anche quando scrivo un pezzo, un articolo, ho bisogno di sentire se mi risuona bene, perché nell'oralità c'è un raddoppiamento. D'altra parte la letteratura nasce orale proprio perché serviva a raggiungere l'orecchio più che prima che ancora che l'occhio, cioè la scrittura e la lettura, anche la lettura nasce in primo luogo come lettura di gruppo, lettura ad alta voce, la lettura a voce bassa in mente nasce poi nei monasteri in un'epoca successiva, quindi la lettura era un fatto di condivisione, la lectio, quello che avviene nella classe tra l'insegnante e gli studenti, era proprio questa, una lettura ad alta voce dei testi. E infatti questa cosa di leggere ad alta voce lo faccio spesso con i miei allievi in classe, scegliamo un libro e lo seguiamo tutto l'anno, un po' leggo io, un po' leggono loro, e anche a loro piace molto poi a un certo punto leggere ad alta voce, anche cioè, le tonalità, cominciano a seguire la punteggiatura, capiscono anche che le virgole servono a qualcosa nella vita, che è una cosa che se non legge ad alta voce dice vabbè, ma che le metto a fare queste virgole, a che serviranno? Quando leggi ad alta voce ti rendi conto che ti servono, perché altrimenti la tua lettura non ha quella, appunto, quella musicalità, quelle pause, eccetera, quindi è una cosa carina che facciamo insieme. Però non ti viene mai voglia di leggerlo insieme a qualcuno, cioè col fatto che ci sono tutte queste voci, ce le hai tutte dentro alla fine queste voci? Io quando scrivo non parlo con nessuno, cioè non mi confronto, non faccio leggere, sono molto chiusa, raramente dico quello di cui sto scrivendo, cioè un fatto proprio tutto mio, molto, molto intimo. Ho difficoltà a parlare di quello, mi imbarazzo, mi incacaglio quando devo parlare della scrittura, è proprio un fatto privato,
Poi quando arrivo a una conclusione che secondo me può essere una prima stesura convincente da poter portare fuori, la faccio leggere alla mia mamma. È una cosa tipica, fortissima. Lei è la mia prima lettrice. Severa. Severa ma giusta, severissima. Ma madre, altro che Mutti, è proprio una... è terribile. Sì, lei mi fa tutti gli appuntini, è un editore implacabile. E poi se va bene a lei mi arrischio a farlo leggere a un altro mio lettore di fiducia, poi alla mia agente e poi alla mia editor. Questa è un po' la trafila. Se a tutte queste persone piace, dico ok, vabbè, allora ci può stare, perché so che sono persone che non mi direbbero una falsità, e quindi ognuno poi c'è il suo termometro. Poi non faccio mai leggere dei pezzi, no? Deve essere già tutto completo, insomma, deve avere le sue parti. Poi chiaramente cambia altre mille volte, perché sono altre 10.000 stesure fino all'ultima virgola dell'ultima pagina prima del si stampi, però deve già avere una sua conformazione, devo averla da me. Il libro inizia sempre con un'epigrafe con cui vorrei chiudere la presentazione, perché mi è sembrata una scelta bellissima quella di omaggiare Patrizia Cavalli. Ti vuoi leggere tu questi versi di Patrizia Cavalli? Mai ho preso. Scritto ancora più piccolo. Vita meravigliosa, sempre mi meravigli, che pure senza figli mi resti ancora sposa. Patrizia Cavalli, che bello. Tocca a voi.